bentornati sul mio canale, come state? Tutto bene? Spero stiate bene. Allora, ovviamente è cominciata l'estate, sono cominciati i video, tipo ne registro anche due al giorno perché leggo tanto e infatti il motivo per cui questo video e il prossimo mi vedrete con la stessa maglietta, però non è che non mi lavo e non mi cambio, eh. Partiamo da questo presupposto, è che tante volte le persone, cioè che non è che abbia un guardaroba molto fornito, quindi registro un po' con le magliette che capitano. E vedete la ring light perché non l'ho usata, perché c'è una bellissima luce nel mio salotto e adoro la luce che c'è nel mio salotto. Infatti, aspettate, sistemate un po' di più l'inquadratura. Dal titolo sapete già di che libro parleremo oggi e infatti oggi parliamo di Intrigo Divino, lui, che è l'ultimo romanzo che esce esattamente oggi, perché questo video lo vedrete il giorno d'uscita, è sabato. So che di base i miei video escono il venerdì, però visto che Lara mi ha omaggiato del cartaceo in anteprima e tutto quanto, ho detto vabbè, senti, visto che ho questa manovra, adesso posso farle queste cose, tipo posticipare o anticipare i video, ho spostato il video del venerdì al sabato in modo che combaciasse con l'uscita festiva di Intrigo Divino su Amazon. Io, se mi seguite ai tempi remoti, sapete che in realtà di Lara ho già letto tutto. Avevo vinto un suo contest e mi aveva inviato Incontrami e Ascoltami, i suoi romanzi romance, cioè i suoi romanzi rosa, però lei è nata come scrittrice erotica e mi ha omaggiato anche di quei tre là. Infatti, tra l'altro, sono anche tutti e tre qui, cioè li ho a portata di mano, non li ho mai a portata di mano, sono loro tre. Sapete che mi hanno fatto impazzire, ci ho fatto un video a riguardo e sapete anche che io ho una passione innata per il libro Programmata per tradire di Lara, e lei lo sa, infatti ogni volta che parliamo mi fa: tu sei innamorata? E faccio sì, è tipo una storia che mi è piaciuta così tanto che non lo so. E sono super contenta di potervi portare questa video recensione in anteprima, perché è un libro che sin da quando Lara me ne ha parlato mi aveva incuriosito e quindi ho detto di sì a prescindere, anche se comunque cioè non accetto più tantissime collaborazioni, però mi ha ispirato la trama, la cover e tutto. Ho detto no, Lara, assolutamente sì, continuiamo la nostra collaborazione, e così è stato. Intrigo Divino è un romance con sfumature gialle che mi è piaciuto da impazzire, raga, cioè io l'ho divorato questo romanzo. Allora, intanto Lara ha questa capacità. Lo metto qua, ma non si vedrà, dovrei tenerlo sempre così. Allora, Lara ha questa capacità di creare delle cose molto 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 originali, cioè molto originali, cioè lei è alla ricerca dell'originalità, non è banale, non è mai banale in quello che scrive, in come lo scrive e nel perché lo scrive. Infatti anche in questo romanzo si contraddistingue personalmente per questa ragione qua. Intrigo Divino è davvero ambientato intanto nelle zone italiane del vino per eccellenza, quindi nella zona del Franciacorta. Spero di non stoppare qualcosina, perché io con questi dettagli sono un po' tipo mania desmentica, come si dice qui da me. Quindi spero di non fare gaffe e soprattutto non voglio farvi spoiler, perché secondo me è un libro che va letto fino in fondo e mo vi dirò perché. Allora, la trama è molto criptica. Sì, è molto, molto, diciamo che non vi svela troppo, però allo stesso tempo vi invoglia il romanzo a leggerlo. E secondo me la cover è quello che conquista, cioè è proprio una cosa di cui vi innamorerete a prima vista. Io infatti sono persa, perché secondo me rispecchia tantissimo quello che è l'essenza del romanzo. E vabbè, c'è anche il retro cover, è così, eh? Non c'è solo lei, c'è anche lui. Allora, Frida è una sommelier, una delle migliori sommelier in Italia. Lavora in questo albergo dove, diciamo che, scompare una bottiglia piuttosto famosa. Posso dirlo perché c'è scritto nella trama, eh?
questa bottiglia scompare e diciamo che da lì si aprirà una sorta di vaso di Pandora dove tante cose anche della vita passata, comunque del passato, di tutto quello che è successo nella vita di Frida verranno a galla. Verranno a galla non sempre nel migliore dei modi, ma in qualche modo verranno a galla. Frida dovrà gestire tantissime cose, oltre che l'arrivo di un uomo molto affascinante, molto sexy nella sua vita, che è James. James sarà davvero una sorta di colpo di fulmine, e anzi sarà letteralmente un colpo di fulmine, che però li vedrà protagonisti appunto di questa scomparsa di questo vino, di questa bottiglia super prestigiosa. E sin dall'inizio ci sono le due cose che vanno a pari passo, ovvero la storia d'amore tra i due e tutta la vicenda appunto della scomparsa di questa bottiglia di vino, che poi si vede intrecciata a tantissime altre cose, ma mi fermo qui perché non voglio assolutamente spoilerarvi nulla. Posso dire che è un libro che merita tanto, perché Lara riesce a incanalare all'interno di un romance tante sfumature della sua scrittura. Personalmente è una storia molto complessa, che forse scritta da un'autrice diversa non l'avrei apprezzata come l'ho apprezzata scritta da lei, perché lo stile di Lara è proprio... Si percepisce nei minimi particolari. Per esempio, posso farvi vedere una cosa che c'è all'interno del romanzo: ci sono tutti gli articoli di giornale, ci sono un sacco di illustrazioni che vanno a pari passo con la storia, e questo rende personalmente la lettura ancora più coinvolgente. La cosa che ho visto, che c'è uno studio pazzesco dietro, perché penso che Lara si sia fatta una cultura letteralmente sul vino del suo territorio, del Franciacorta, di tutte le particolarità, di tutti i dettagli, di come anche le descrizioni, cioè Frida essendo un sommelier, quando parla comunque parla il gergo del sommelier, quindi proprio ogni minima cosa è stata curata nei minimi dettagli. E poi essendo un romance c'è tutta la parte romantica, la parte erotica, che Lara riesce a scrivere secondo me in maniera divina, cioè divina. No, davvero, adesso io sono scema, lo sapete, poi le mie recensioni vanno sempre in cacciara alla fine, però dico sempre quello che penso e sono molto schietta in questo. Non riesco a far finta che un libro mi sia piaciuto quando in realtà non mi è piaciuto, lo sapete benissimo, e posso assicurarvi che però Intrigo Divino mi ha conquistata. Infatti l'ho letto in tipo 4 ore, e che l'ho letto pure lentamente, perché ho detto no, voglio godermelo, perché voglio farci la bella video recensione, voglio parlarne, e non lo so, mi ha proprio trasportato, e io ho letteralmente visto tutti i luoghi che Lara ha descritto, i personaggi, il loro amore, il loro dolore, perché comunque alla fine poi ovviamente come sappiamo ci sarà anche la parte un po' più dolorosa da dover affrontare, però si è cimentata bene anche in questo romance con sfumature gialle e mystery. Suspense no, non lo definirei suspense, lo definirei un giallo mystery. Sì, un romance giallo mystery, perché comunque c'è tutta la parte comunque della scomparsa della bottiglia da capire. Io vi dico la sincera verità, ecco cosa mi stavo dimenticando di dirvi, vi dico la sincera verità, quando ho cominciato che c'è la scomparsa appunto di questa bottiglia e cominciano tutte le vicende più succulente, ho detto secondo me il rapitore è Tizio. Oh, non ci ho minimamente azzeccato, raga, cioè proprio per tutt'altra persona, cioè io ho toppato la grande, e questo in realtà è, io ci rido sopra, però è una cosa super positiva, perché vuol dire che che Lara è riuscita a depistare i lettori, e quindi di conseguenza tu non ti aspetti che sia quella persona. Cioè io mi aspettavo tutt'altra, poi magari andando avanti ho cominciato a fare delle supposizioni, però ero quasi alla scoperta, ho detto no, forse non è lui,
opto più per l'altro, e invece non era l'altro, ma era un'altra persona ancora, quindi alla fine non ci ho azzeccato. E questo è super positivo, perché cioè vuol dire che Lara ha fatto un buon lavoro nel depistare noi lettori nella risoluzione di questo caso. E vabbè, lo stile di Lara vi ho già parlato, secondo me la cura nei dettagli che ha messo in questo divino è ancora, cioè in questo libro è ancora maggiore, e si vede assolutamente il miglioramento anche da Incontrami e Ascoltami, sia per la complessità della trama, sia proprio per tutto lo sviluppo che ha dato alla storia di Frida e James. E quindi per me è un grande sì, vi consiglio di leggerlo. Vi comunico anche che questo romanzo è disponibile solo in versione cartacea, e vi metto, cioè adesso stopperò il video e vi metterò delle clip in cui vi mostro proprio l'interno senza farvi spoiler, però per farvi capire quanto in realtà è Madonna, non so parlare, quanto è curata nei minimi dettagli, ecco, questo volevo dire. E quindi è motivo per cui non c'è in ebook, ma c'è solo la versione cartacea, che la trovate su Amazon nel link qui sotto, che è il link affiliato, ma insomma tutti i miei romanzi sono qua, è la mia vetrina influencer, quindi se andate sulla cartella Lara Day trovate questo libro. E niente, io ci tengo tantissimo intanto a ringraziare Lara per questa collaborazione, per l'immensa fiducia che ha avuto in me nel recapitarmi la copia in anteprima. Usciranno nei contenuti nei prossimi giorni su TikTok e su Instagram. Su Instagram vedete anche il post con l'anticipo della recensione, però anche sugli altri miei canali social ve ne parlerò, perché secondo me è un libro che merita davvero. E se cercate un romanzo con sfumature gialle, intrigante, allo stesso tempo però erotico ed emozionante, secondo me questo fa assolutamente per voi. E poi non potete lasciarvi scappare James, raga, io ve lo dico con tutto il cuore, ma James non potete lasciarvelo assolutamente scappare. Quindi io ringrazio Lara Day per questa meravigliosa collaborazione. Ci vediamo sempre qui su YouTube con un nuovo video prestissimo. Di seguito appunto vi lascio le clip dell'interno del libro, senza ovviamente mostrarvi troppo, altrimenti vi rovino tutta la sorpresa. Ciao ciao!